secondo ritrovamento nel giro di pochi giorni di cavalli rubati sui Nebrodi. Dopo i 5 rinvenuti lunedì nei boschi di Cesarò, la polizia di Sant'Agata Militello ha recuperato altri 2 esemplari di cavallo sanfratellano custoditi in una zona montana nel territorio di San Teodoro. La denuncia del furto era stata presentata pochi giorni fa da un allevatore della zona. Si tratta di 2 splendidi equini sanfratellani del valore commerciale di 4.000 euro ciascuno. Le ricerche sono state condotte dagli agenti del commissariato sant'agatese in collaborazione con gli uomini del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi e delle guardie zoofile dell'ente produttori Selvaggina di Pettineo. I poliziotti hanno seguito passo per passo le tracce lasciate dagli animali rubati, comparandole sulla strada con i ferri di cavallo utilizzati dall'allevatore derubato. In tal modo, le ricerche sono arrivate sino a San Fratello, da dove la conoscenza del territorio ed una mappa dettagliata dei luoghi maggiormente utilizzati per spostare e nascondere gli animali hanno condotto gli operatori sino alla statale che collega San Fratello a Cesarò, in prossimità di una trazzera proprio sotto San Teodoro. Notati i segni sull'asfalto e sul fango, i poliziotti hanno percorso la trazzera per diversi chilometri fino a giungere in una zona montana dove hanno ritrovato i cavalli legati alla recinzione stradale. Gli animali recuperati sono stati restituiti al proprietario, mentre sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria che possano condurre agli autori del furto. Come detto, si tratta del secondo ritrovamento in pochi giorni di cavalli pregiati rubati dagli allevamenti dei Nebrodi. Un'attività, quella condotta da tempo ormai dal commissariato sant'agatese diretto da Daniele Manganaro, che continua dunque a riscuotere ottimi frutti nel contrasto al fenomeno dell'abigeato.